Buongiorno amici di Ante, un buongiorno a due carissimi amici che giustamente da tanto se ne parlava, sono venuti a trovarli. Parliamo del professor Gino Trolli, presidente dell'AMAT, nonché neopresidente del Circo Esamettesi e l'ex direttore del Messaggero, nonché vicepresidente del Circolo Tennis, diciamo tanti incarichi, però sono sempre due carissimi amici che conosciamo e ci facevano una bella chiacchierata. Buongiorno Gino. Buongiorno. Buongiorno Patrizio. Buongiorno a te. Comunque il più importante incarico è il direttore del Campanò. No, scusa, è questa purtroppo ho visto prima che idea, però mi ero dimenticato. Questa. Allora, è un piacere perché ci conosciamo da tantissimi anni, collaborazione. Allora, innanzitutto questo nuovo incarico, anche perché ti stai riavvicinando un po' di più qui a San Benedetto, perché l'AMAT ti ha sempre impegnato in Ancona e non solo. Però, diciamo, il Circo Esamettesi avete fatto tantissime cose quest'estate, ho visto tra il Paese Alto, la Palazzina, diciamo è un qualcosa che per i San Benedettesi puro sangue cercano di mettere sempre in auge. Sì, io sono presidente da giugno, quando sono stato eletto, in un anno molto importante per il Circo Esamettesi, quindi sono grato per aver avuto questo consenso, ma so di avere anche un impegno non da poco, perché il Circo Esamettesi in questa città c'è da 50 anni, proprio quest'anno, quindi è il sodalizio culturale di più lunga durata nella storia della città, e quindi c'è una necessità anche di pensare al passato, ma anche di pensare al futuro. E quest'estate, insomma, abbiamo celebrato il cinquantenario con una grande mostra alla Palazzina Azzurra innanzitutto, e poi con un avvenimento, diciamo, di spettacolo che è stato fatto a Piazza Piacentini, che è stato anche un momento di riflessione e di rilancio del circolo. Su questo ci siamo impegnati un po' tutti, io da presidente un po' ho dovuto coordinare tutta l'iniziativa che abbiamo fatto. Fortunatamente sono sorretto da persone di qualità, a cominciare da Patrizio, che è direttore dello Campanò, che è il nostro organo di informazione, un periodico importante nella città, eppure quello che ha 50 anni, e quindi abbiamo un compito importante di tenere viva questa lunga tradizione che ha fatto del circolo un luogo di pensiero, ma anche un luogo di azione, perché molte delle, e poi magari ne parleremo, molte delle conquiste raggiunte dalla città sono anche frutto di battaglie fatte dal circolo nella storia di San Benedetto. Patrizio, amico storico, anche per vicende sportive di qualche anno fa, però ecco, non sapevo che eri tornato al lavoro proprio di prima penna, perché dentro il Campanò, ecco, come ha detto Gino, ti impegneranno un poco. Ma sicuramente, insomma, intanto ho accettato con molto orgoglio, perché una richiesta di tale portata alla quale non si può negare, insomma, la partecipazione e l'impegno. Sì, con Gino, poi insomma, gli altri componenti del direttivo del circolo stiamo cercando di realizzare qualcosa di importante anche attraverso lo Campanò. Non a caso quest'anno, proprio per ricordare il cinquantenario, abbiamo deciso di raddoppiare lo Campanò, portandolo da 16 tradizionali pagine, seppure formato tabloid, però insomma di una certa consistenza qualitativa e quantitativa, a altre 16 pagine dedicate esclusivamente alla storia del circolo, ma soprattutto legata alle iniziative che il circolo ha portato nella città e che ha realizzato per la città. Non ci dimentichiamo che il primo presidente del Circolo Esamettesi è stato il grandissimo artista di questa terra, Armando Marcheggiani, e che abbiamo anche noi cercato di celebrare, proprio perché lui donò al circolo un quadro che rappresentava appunto il Paese Alto, la città tradizionale, la nostra storia. E quindi io sento tutto il peso di questa grande richiesta che mi è stata fatta, e cercherò di assecondare in tutto e per tutto le esigenze diciamo del circolo, e soprattutto di dare un taglio che possa interpretare al meglio le esigenze di questa città e le tradizioni storiche sicuramente. Ecco, quindi per far capire meglio chi ci ascolta, Gino, diciamo un gruppo di amici che hanno ancora a cuore questa città e non vogliono far morire quelle che sono le tradizioni culturali, non solo.
Io penso che sia importante l'istituzione classica che guida una città, che è sicuramente il sindaco, la sua giunta, gli organismi, e siamo alle porte di una fase elettorale molto importante. Ma la vitalità a una città la danno anche le associazioni con il loro lavoro volontario, insomma, con il quale riescono a spesso a supplire, certe volte ad affiancarsi a quello che è il ruolo più nettamente amministrativo. Noi vogliamo anche fare alcune battaglie e individuare i percorsi che questa città deve fare per il futuro, perché San Metto deve ripensarsi, insomma. Noi non pensiamo solo al passato, pensiamo anche a scelte future che la città è determinata, insomma, a fare, e che con il contributo anche di discussione, di confronto che ci può essere in un organismo associativo, può essere affrontato il problema del futuro con una maggiore consapevolezza, con una maggiore partecipazione, con l'aiuto dei cittadini, perché senza la città non è pulita, la città non è sicura, insomma, questi problemi si affrontano con il coinvolgimento della gente, della popolazione, e le associazioni culturali servono anche a questo, servono a dare ai cittadini la consapevolezza che la città sono anche loro, no? E non c'è qualcosa che deve venire dall'alto, ma dal basso bisogna costruire la nuova San Metto a cui tutti tendiamo, perché siamo innamorati del posto dove viviamo. Giusto. Patrizio, ecco, Luca Campanò, giustamente, vabbè, tutti sanno la tua grande qualità per quanto sono direttore messaggero da tantissimi anni, ma oltre a quello c'è un qualcosa che penso che arrivi dentro le case, anche per parlare anche delle cose, cioè, forse meno importanti, ma che tutti devono sapere. Ma sicuramente noi attraverso Luca Campanò cerchiamo anche di porre dei punti fermi su quella che è stata la storia culturale, letteraria della nostra città. Abbiamo esimi poeti, no, che altrimenti potrebbero essere pure dimenticati, scivolare nell'oblio di questa rincorsa al modernismo che ci porta completamente distanti dai rapporti umani e sociali. E ogni numero abbiamo un grande collaboratore che è Giancarlo Brandimarti, che è pure direttore della Ribalta Picena, una delle strutture teatrali della compagnia teatrale della nostra città, che recita in dialetto, quindi un'esimia iniziativa. E volevo dire, ricorda ogni volta un autore, un poeta, e lo commenta dando lettura di quello che poteva essere il momento storico di questa scrittura. E voglio anche precisare, puntualizzare, che San Benedetto oggi come oggi non è soltanto il Paese Alto o Memoria, come appunto diceva Gino Troli, è un elemento propulsivo. Luca Campanò è un elemento propulsivo che vuole dare spinta e organicità a questa città. Ricordo che San Benedetto è un territorio comunale esteso fino al Tronto, quindi inviterei a considerare questo aspetto, perché non dobbiamo chiuderci tra Via Mentana, per dire, e il Paese Alto, ma dobbiamo anche cercare di allargare un po' le nostre iniziative e volontà di costruzione. Per chiudere questa simpatica intervista, mi ha fatto molto piacere, sicuramente ne seguiranno altre, anche perché c'è un qualcosa che accomuna cinque amici. Giustamente abbiamo messo questi manuali qui, che sono simpaticissimi, ma anche ho visto delle firme importanti. Ho già avuto modo di leggere sul Corriere Adriatico quando avete fatto questa presentazione, e penso che diciamo qualcosa di cui uno si diverte, ci mette passione, ma anche per far sapere quelle che sono ancora le proprie idee, come uno vorrebbe, come dicevi tu, quello che potrebbe essere il futuro di questa città e non solo. Sì, insomma, siamo cinque amici che amano i libri, li scrivono pure, insomma, quindi, e vanno in cerca anche di altri, che, soprattutto giovani, che si vogliono cimentare con la scrittura.
San Mietro non ha una casa editrice propriamente detta, no? Quindi abbiamo pensato che era il momento di farla e siamo partiti con i primi tre libri, che sono rispettivamente di Gianfranco Gallier, di Alessandro Pertosa e di Lucilio Santoni, che affrontano temi diversi: la cultura, l'amore e la scrittura, nel caso di Gallier. E quindi vogliamo, anche con una veste editoriale particolarmente curata, grazie alla Fast Edit che insomma c'è stata molto dietro in questa operazione, vogliamo tentare insomma di far diventare la lettura un modo di, per confrontarsi, per stare insieme e per discutere il libro. Il problema è che uno il libro non è che solo debba leggere dentro casa e basta, bisogna parlarne, bisogna che sia insomma una diciamo un impulso a parlare degli argomenti che poi ciascun libro affronta e che sono argomenti eterni, universali, insomma. Vogliamo anche occuparci del locale, a dire la verità, perché vorremmo rileggere un po' sia la storia che le tradizioni marinare in un'altra maniera rispetto a come finora è stato fatto, ma questo lo faremo nel tempo. Quindi sono convinto che questa casa editrice, che nel nome è già un programma, perché si chiama Edizioni Azzardate, e quindi i volumetti si chiamano Gli Azzardi, e quindi vogliamo in qualche modo affrontare un settore, quello della lettura, di cui si parla sempre troppo poco, salvo magari viverla nelle quattro pareti, ma io dico che ormai il libro deve essere una buona abitudine per tutti, come succede nei paesi del nord, dove c'è molta più abitudine alla lettura e al confronto sui libri. Quindi posso chiederti, edizioni azzardate non è casuale? Ma assolutamente no, intanto è un aggettivo che, come dire, si riconosce anche nelle nostre personalità, perché vogliamo spostare l'ostacolo sempre più avanti. In sostanza è una rincorsa verso la conoscenza, la possibilità di condivisione, non solo di aspetti come dire, culturali e statici, insomma, partecipare nel pieno delle proprie competenze e anche consapevolezze. Come diceva Gino, è un percorso di conoscenza, di approfondimento che ci impegniamo a seguire con forza e con la volontà di coinvolgere soprattutto giovani. Insomma, l'azzardo è questo anche, è coinvolgere ragazzi che magari noi vediamo ogni tanto, riportate anche voi oggi notizie di ragazzi che si mostrano molto preparati e vincitori di concorsi a livello nazionale, di qualsiasi disciplina si parli, scolastica ovviamente e culturale, però finisce lì. E questo potrebbe essere anche la spinta per creare un punto di raccolta, un punto di incontro da dove partire per creare qualcosa di nuovo. Amici, mi ha fatto tantissimo veramente piacere, sicuramente questo non è una puntata casuale, mi ha fatto piacere, sicuramente ne seguiranno altre, anche perché quando farete iniziative importanti, ma non perché voglio delle esclusive, però sul nostro salotto c'è la bella chiacchierata, quindi la si può fare tranquillamente, quindi vi ringrazio e vi faccio in bocca al lupo per questa nuova avventura. Grazie Gino. Grazie a te e a voi per dare visibilità a queste cose che ci piace fare. Oramai insomma siamo un po' avanti negli anni, ma ci rimane sempre quello spirito dell'attività culturale che non vorremmo mai perdere. Combattivo per essere ancora giovani. Sì. Ah, sicuramente la combattività non ci può essere avversa, insomma, avversaria, perché noi, come ricordavi tu all'inizio, prima, siamo quelli del campo Europa e rimaniamo quelli che hanno calcato la puteolana, e quindi siamo tornati a casa con le ginocchia insanguinate, ma felici. Grazie signori, buona giornata.